Lei prima ha detto che il cittadino ospite di quel centro d'accoglienza, per me non è un cittadino, uno che sgozza, che probabilmente, voglio essere garantista, che probabilmente ha sgozzato, stuprato e buttato dal balcone una coppia di coniugi, quello non è un cittadino ospite di un centro, quello è un presunto profugo, potenziale immigrato clandestino che nel nostro paese non ci doveva stare. È successo nel CARA di Mineo a Catania, è successo a Terni. Vede, se noi vogliamo gestire un fenomeno e vogliamo evitare che i cittadini abbiano paura, perché oggi i cittadini hanno paura della incontrollata gestione di questo fenomeno, noi dobbiamo impedire ed evitare che i clandestini vengano sul nostro territorio, accogliere o però respingere, accogliere poi, chi? Poi passo alla domanda. Lei ha ragione. Perché ha ragione, voglio dire, di certo se sarà confermato il reato per quello che modello, ha fatto, ecco, non è esattamente un cittadino, modello. Anzi tutt'altro. Però c'è anche il cittadino ucraino che è morto davanti a un supermercato perché ha tentato di... E io porto enorme rispetto, facciamo quel gioco lì. La domanda è accogliere, la domanda mia è accogliere chi? La Lega dice chi scappa da guerre, persecuzioni e torture, che sono una minima parte, vanno accolti. Perfetto. E nei loro confronti va prestata Perfetto. Solidarietà. Il clandestino va assolutamente respinto. Chi la pensa in questo modo, cioè chi la pensa come la Lega, che dice che il fenomeno dell'immigrazione clandestina va limitato e non legalizzato, che l'immigrazione clandestina va contrastata, è un razzista? No. No. Io su questa domanda, è presente anche il vice direttore del Foglio che si del fatto che settimana scorsa ha fatto un editoriale in cui quasi quasi godeva per attribuire la responsabilità della morte del povero bambino turco alla Lega, tant'è che il titolo era "È la sconfitta di Salvini". No, quella è la sconfitta di chi ha consentito a quel povero bambino di 3 anni di partire, e quindi non è certamente la sconfitta della Lega.